torniamo a parlare di cinema. Di recente avevamo raccontato anche di esperienze naturalmente con attori e produzioni locali, di grandi appassioni, di appassionati. L'ultimo è il nostro Francesco Vecchia, che colleziona proiettori e film degli anni addietro. Ebbene, oggi invece vogliamo tornare ai giorni nostri e parlare di quello che è un filone che vede il canavese anche in questo caso protagonista. È vero che ci sono state anche grandi produzioni sul territorio, ma al di là di queste ci sono proprio dei veri appassionati di cinema che stanno trasformando questo loro amore in un lavoro. Oggi andiamo a scoprire una giovane regista che è sangiorgese, anche se diciamo così vive, si è trasferita a Milano già da alcuni anni, prima per studio e poi proprio per sviluppare il lavoro, e con lei vogliamo un pochettino partire a raccontare il canavese ed il cinema, ma anche quello che possono essere le passioni e la voglia di emergere in un mondo veramente affascinante come quello della celluloide. Celluloide, no? In tempo, oggi ormai si lavora tutto in digitale. Ebbene, con noi abbiamo Beatrice Baggio. Buonasera Beatrice. Buonasera. Allora Beatrice, con te appunto raccontiamo un po' di questa grande passione. Io amo il cinema, sono un appassionato, però voglio capire, tu sei giovane, classe 1998, giusto? Sì, esatto. Quindi giovanissima. Che cos'è che ti ha spinto a intraprendere una carriera nel mondo del cinema, e tra l'altro in una maniera molto particolare, perché tu sei sceneggiatrice e regista. Esatto. Raccontati. Allora, io infatti principalmente in realtà nasce tutto dal fatto che io nasco come sceneggiatrice, mm-hmm. cioè nasco dalla parola in senso mm-hmm. stretto. Mi sono avvicinata al cinema proprio perché in qualche modo avevo questa voglia di portare su schermo, comunque concretizzare quello che mi passava per la testa, no? Inizialmente appunto è nato tutto dalla scrittura in senso stretto, quindi c'era da capire come catalizzare queste parole, in che verso, in che direzione, se col teatro, se con l'arte visiva in senso stretto, se certo. col cinema. La scelta è caduta sul cinema perché ho trovato in questa, poi maturando in realtà in primis per conto mio, mm-hmm. L'arte forse la più completa, certo. in qualche modo, quella che raccoglie tutte le arti poi di conseguenza che sono passate prima di lei. Cioè, beh, certo, perché poi c'è una commistione, c'è la musica, c'è appunto esatto. la fotografia. C'è tutto, c'è proprio, le contiene tutto, puoi metterci dentro qualsiasi cosa. Ci sta bene. viene fuori. Quindi era appunto quello su cui in qualche modo potevo più sbizzarrirmi, no, alla fine, certo. qualsiasi cosa. E nasce poi dal fatto che ho iniziato pian piano a guardare sempre più film, mi piaceva l'idea di scoprire, indagare quello mm-hmm. che era l'immagine in movimento, allora ho detto va bene, iniziamo a scrivere, come va a scrivere tutta la questione della sceneggiatura, da lì poi man mano si è macchinizzato tutto. Si è allargato sì. a macchia d'olio questa sì, tua passione. Sì, 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 sì. Ecco, che cosa e chi ti ha ispirato appunto a portare, a metterti dietro, si dice così, sì. no? dietro una cinepresa e decidere di fare un ulteriore passo? Quali sono state le tue fonti di ispirazione? Registi, uomini o donne, o c'è stato un film particolare, un qualcosa, che cosa ha fatto scattare questa passione per dire ok, perfetto, questa è quello che voglio fare? Allora, sicuramente è stato un insieme di cose mm-hmm. in generale. C'è un mm-hmm. film che quando è uscito mi ha fatto un po' scattare, infatti quando ne parlo ce l'ho anche tatuato, solo che adesso mi è difficile da mostrarlo, è quello che quando appunto spiego, poi appunto mi chiedono rispetto al tatuaggio, dico questo è quello che quando ho visto ho detto io voglio fare questo, okay. ed è The Tree of Life di Terrence Malick, okay. è un film del 2011 e l'ho visto, mi ricordo l'anno in cui era uscito, non in anteprima, non al cinema né nulla, l'avevo visto in TV a casa mia. E sono rimasta incantata, è un film, lo definirebbero pesante, no? Okay, in maniera un po' profana, esatto, però a questo modo, io mi ricordo la prima volta, poi da lì l'ho visto altri milioni, però la prima volta che l'ho visto aveva avuto questa capacità di mostrare concettualmente
delle idee, dei pensieri, una narrazione non lineare, appunto senza doverci per forza imboccare, cioè nel senso non c'era la scrittura per la scrittura, non c'era il dialogo intento a farti capire quello che stava succedendo, era tutto dedito al io ti mostro qualcosa, te lo mostro in un determinato modo, in un determinato contesto per il quale sei tu che devi interpretare. Ovviamente c'è un sottofondo, cioè non è tutto dato al caso, non è tutto, però è tutto dedito all'immagine e al come ti viene raccontato. E quando l'ho visto, quando ho visto il come una persona dietro la camera possa mostrarti, cioè possa portarti in questo flusso di coscienza, no? Quindi aggrapparsi anche a tutto quello che è il passato del flow consciousness, della letteratura, e vederlo su schermo, cioè uscire dal contesto del libro, della parola, vederlo, cioè in immagini, ho detto io voglio fare io voglio rendermi capace di far questo. E quindi è nato da lì in primis, e poi da una serie di persone sicuramente che hanno contribuito alla passione, allo sviluppo. Quello sicuramente, sì. E lì appunto hai iniziato questa tua carriera che ti ha portato già a fare una serie di film, di corti, e tra l'altro ho letto il tuo curriculum, e tra l'altro che sono stati apprezzati in diversi festival, hai ricevuto diversi premi, sei stata, diciamo che hai colto nel segno, perché hai incuriosito e stai incuriosendo, oltre che comunque a sviluppare quello che è questa passione. Ecco, raccontaci un po' di questi tuoi lavori, tra l'altro l'ultimo, in ordine di tempo, unisce ancora di più il canavese, perché c'è anche l'attore protagonista che è sangiogese, è un tuo concittadino, che è Stefano Secatelli. Stefano, sì. Infatti, guarda, tra me e Stefano è nata questa collaborazione in maniera totalmente fortuita. Ogni volta che ci incontriamo, infatti lo ricordiamo ridendo, perché sembrava davvero scritto nelle stelle. Ci siamo conosciuti nel 2020, e quando in realtà io dovevo girare il mio primo cortometraggio, che è Yalmaz, ci sono anime. E mi ricordo questa situazione in cui al casting erano arrivate una cosa come 200 candidature maschili. Però la prima scrematura, quando hai tante persone al cast, è più immediata, ti senti un po' più tranquillo. Quando iniziano ad esserci verso la fine quelle magari 4-5 persone, inizi a dire o a cercare un segno divino, no? Per dire chi posso scegliere fra queste e queste, e in quel momento si vede che è davvero arrivato il segno, perché quando abbiamo fatto il casting poi dal vivo su Skype con Stefano, non sapevo e lui non sapeva che eravamo di San Giorgio entrambi, quando mi ha detto sono di San Giorgio ho capito che mi era arrivato quel segno che stavo cercando, e da lì infatti ho fatto benissimo, perché Yalmaz appunto è stato il primo che ha collezionato traguardi, e adesso infatti poi comunque ne è partita una collaborazione duratura, perché tra moglie e marito, che è l'ultimo corto, che tra l'altro è stato anche, hai ricevuto anche premi importanti. Anche lui si è vinto miglior horror a Milano, è molto interessante, è un bel progetto, è un progetto che mi è stato tutto commissionato in realtà, perché non nasce dalla mia penna, è l'unico tra i miei, ovviamente non mi arrogo il diritto di definirlo mio, perché è di Carlotta Contini, che è la produttrice e scrittrice dell'opera. E diciamo che è il primo lavoro a cui ho collaborato, che ho diretto ma non ho scritto io. È l'unico, appunto. Beh, anche un modo per fare qualcosa di diverso, perché è vero che molte volte sono tanti i registi che alla fine dirigono qualcosa che non è loro. Esattamente, infatti è stato molto interessante, poi comunque la storia è molto particolare, è molto lontana anche dal mio stile di norma, diciamo, quello più che mi appartiene da sempre, però è stato un grande stimolo, è stato molto bello, poi appunto lavoravo con una persona a livello di attore, ovviamente sto parlando di Stefano, che conoscevo già, con cui avevamo già un certo tipo di rapporto, che appunto anche nel momento, nel contesto in cui non ero proprio nel mio, riuscivo comunque a comunicare, ad avere un rapporto con una persona che non era completamente estranea, che in qualche modo mi portava anche a potermi tranquillizzare un po' di più, a stare più tranquilla nonostante tutta la pressione eventuale che può derivare da quello. Beh, ma è vero, perché la storia del cinema è fatta di grandi collaborazioni, grandi amori tra virgolette tra registi e attori, ma anche di grandi momenti di tensione, di
film straordinari dove sono arrivati fino in fondo, però alla fine dei conti i registi e gli attori non si sono più parlati, quindi alla fine dei conti... No, sì. No, al di là di tutto, appunto, dicevi, questa ultima opera è decisamente più lontana da quello che è un po'... sì, il rispetto genere, al mio stile, Il stile. E qual è il tuo lo stile che, diciamo così, forse ti appaga di più o quello che ti stimola di più? Ma sicuramente, allora, definirlo proprio, cioè uno stile barra genere è impossibile, non saprei come inserirlo. Mi piace molto il genere di cinema in cui posso appunto lavorare per immagini, utilizzando le parole un po' più come medium che come effettivamente contesto generale, quindi mi piace lavorare con le immagini che possono costruire suggestioni, un po' da quello da cui sono partita, ovviamente senza la pretesa né l'arroganza di definirmi persona capace di poter procurare certi piaceri visivi, però sicuramente è quello. Poi mi rifaccio tanto, mi piace lavorare con la letteratura, mi piace prendere dalle parole già scritte, già lavorate, per poter vedere come effettivamente queste rendano sullo schermo. Mi piace il cinema non lineare, quello sì, quello che non ti dà la narrazione fatta, finita e conclusa. Dove c'è il pubblico che deve lavorare un po' con la testa, non prendere come dicevi, un prodotto preconfezionato fatto perché deve stare un'ora e mezza seduto su una poltrona a mangiare popcorn dicendo ok perfetto, cosa ho visto? Ah sì, divertente, ok perfetto, andiamo a casa e poi 10 minuti non ti ricordi. Che poi ci sono film bellissimi, perché i miei film preferiti ci sono film con narrativa lineare, sono dei capolavori fantastici. Quali? Sono curioso, quali possono essere? Ce ne sono parecchi, al di fuori di tutta la, insomma, il contesto più contemporaneo americano, basta pensare a tutto, non so, banalmente il neorealismo italiano, no? Sono storie che poi hanno tutti i loro sottotesti, hanno tutti i loro meccanismi, però che comunque ti raccontano dall'inizio alla fine una storia, in qualche modo. Che comunque qualcosa che ti fa, da quello che capisco, il cinepanettone è l'ultima cosa che ti può interessare, nel senso che un qualcosa, un cinema che dia un messaggio, comunque faccia riflettere, un qualcosa che faccia muovere il cervello. Quello sicuramente, che poi anche lì, nel senso, è inutile spalare addosso a cinepanettoni infatti generalmente si pensa che nel momento in cui fai certi discorsi sull'arte che c'è dietro, no, il cinema messaggio, bisogna per forza dall'altra parte odiare tutto ciò che non è quello. Errato, perché comunque stiamo sempre parlando di un lavoro, che una storia che nasce magari dalla penna di qualcuno nell'effettivo, possono essere i fratelli Vanzina, no? Insomma, capiamo la situazione, però poi dietro c'è il lavoro, c'è un'equipe di persone dietro che non è meno brava di quelli che lavorano sul set di un Lars von Trier, nel senso, sono professionisti, e quindi anche lì, insomma, c'è sempre da prendere con le pinze, secondo me, quando parliamo male, tra virgolette sempre, di un prodotto un po' più commerciale, perché comunque c'è un lavoro grossissimo anche dietro quello, nonostante appunto non stiamo parlando del David di Donatello, ecco. No, però è vero che il cinema ci ha insegnato, soprattutto negli ultimi anni, come ad esempio se sono stati rivalutati i famosi film di serie B, o alcuni addirittura definiti serie Z della cinematografia italiana, definiamoli quelli un po' più, una volta venivano definiti scollacciati, dove in realtà c'era comunque un umorismo, a volte anche un po' greve, ma che era classico di quel periodo. E diciamo così, una fotografia di quello che era l'Italia in quel momento, né più né meno. Oggi è vero che siamo cambiati, il mondo è cambiato, non è che non parlo di evoluzione, di cambiamento, però anche è vero che la necessità di vedere o di guardare un film può essere diversa. E appunto, massimo rispetto per chi può vedere i film dei grandi maestri, come alla fine dei conti passare una serata con un film molto più leggero, che aiuta, perché il cinema deve essere divertimento, di piacere. Inutile dire, tutti abbiamo visto Un Natale su un Nilo, non so se i titoli non mi ricordo. Io sono passato in vacanza a Natale il primo dell'83, quindi i miei amici lo sanno. Inutile, è ovvio che se uno, per esempio, devo scegliere proprio su altro, quello sicuramente, però... Bisogna neanche, insomma,
screditare quello che è stato. Dietro c'è un grande lavoro da parte di tutti. C'è un grande lavoro allo stesso c'è tempo, grande professionalità. Sempre, per sempre. Sì. Invece arriviamo quasi alla conclusione chiedendoti, perfetto, abbiamo parlato dei tuoi inizi, di quelli che sono stati appunto il tuo trascorso, che è relativamente breve perché appunto sei molto giovane, hai iniziato 3 anni fa con il primo corto. Ecco, però quali sono, diciamo così, gli obiettivi, ma soprattutto quali sono i progetti, naturalmente quello che puoi parlarci, che avrai a breve, medio o lungo termine? Allora, io adesso ho finito, ho chiuso la produzione, la post-produzione di quello che è proprio l'ultimissimo il mio lavoro, che è arrivato poco dopo Tra moglie e marito, che arriverà l'Aurora, e adesso abbiamo appena firmato i contratti di distribuzione con Associac ed è... Ti chiedo, è un film, mediometraggio, un lungometraggio? È un cortometraggio, sempre. Un cortometraggio che tocca quasi il medio, ma rimane ancora cortometraggio sulla carta. E, è uno dei lavori cui ho speso più tempo, anche in fase di preproduzione, un lavoro a cui tengo molto, su cui avrei migliorato mille miliardi di cose, perché comunque sì, però a cui tengo molto. Ci puoi un pochettino qualcosa, svelare qualcosa su quello che è diciamo così il filo conduttore del cortometraggio? Sì, allora è la memoria, parla di memoria, nel senso anche lì sempre il solito discorso che non esiste una vera e propria linea narrativa in senso stretto, però è sulla resistenza al femminile, quindi stiamo parlando di generazioni a confronto, in qualche modo la resistenza è intesa proprio come resistenza di guerra, che sfocia poi in quello che è la questione della memoria, quindi la memoria collettiva, quello che noi ricordiamo oggi, no? Il giorno della memoria, la memoria per non dimenticare, eccetera, che però poi va a scontrarsi con la memoria privata, perché poi la memoria collettiva non è altro che tutta una serie di memorie private che si sono sovrapposte e hanno creato tutto quello che è la storia, che è quello che abbiamo vissuto, quello che viviamo oggi. E che è giusto non dimenticare. Esatto, e infatti gioca un po' su questa cosa qua, sulla memoria, su una protagonista che perde la memoria perché è anziana e sta perdendo la memoria, e quindi c'è questo gioco, no, appunto, sulla memoria inteso come sanità e la memoria come concetto di comunicazione del vissuto, esatto. E vivo un po' in bilico su questa cosa, abbiamo girato anche qui sempre tra la Lombardia e anche verso appunto l'Emilia Romagna, perché siamo andati a girare in un paesino abbandonato, siamo arrampicati con camere tutto questo, in cima a questa montagna, in questo paesino che è stato abbandonato negli anni 50, che ci ha offerto davvero un paesaggio incredibile, bellissimo, bloccato nel tempo, fermo, fisso così. Quindi perfetto proprio per quello che era bellissimo. La storia. E quindi nulla, insomma, questo è il mio ultimo progetto, è in fase di distribuzione, stiamo cercando di portarlo ai festival, vediamo, senza nessun tipo di aspettativa, così almeno rimaniamo sereni. Ma sì, troppe pressioni alla fine fanno male, dai. No, bisogna lasciare che... Allora, i film, i vari film sono un po' come di figli, no? Li coccoli tutti, però devi lasciarli andare, sì, devono fare il loro percorso. Assolutamente sì, no, infatti poi questa volta mi sento molto più tranquilla perché avendo appunto un distributore, c'è anche non so, ti senti un po' più abbracciata, non hai proprio l'ansia di dover gestirti tutto da sola, è una gran cosa. E poi niente, quindi al di fuori di questo in realtà adesso lavoro a Sky, lavoro in regia a Sky, quindi nel frattempo che i miei progetti più artistici, se così vogliamo dirli, vanno avanti, io continuo a lavorare a Sky in regia. Vabbè, anche questo. E lavoriamo lì in diretta, facciamo quello. Però mi fa piacere, comunque nell'ambito siamo sempre lì, uno semplicemente la televisione, l'altro il cinema. Si fanno esperienze che sono sempre esperienze che aiutano anche a crescere, a fare anche a volte a risolvere quei problemi che poi ti portano a dire ok, la prossima volta che faccio qualche cosa di là, rubo, tra virgolette. E la televisione aiuta tantissimo. Secondo me l'attitudine al lavoro, cioè faticare in senso stretto, perché il cinema ti porta più a, per quanto sia comunque adrenalinico, insomma, poi dipende quello che uno fa, però
è un ambiente un po' più controllato, un po' più dove vive l'arte, no? Anche in senso stretto, quindi tutto lavoro per immagini, puoi prenderti una giornata intera per fare un'inquadratura. Il cinema è più veloce, devi stare dietro a tempi televisivi, non so se ho sbagliato, forse voglio dire la televisione. Più veloce, e quindi c'è tutto un altro meccanismo dietro che ti tempra, comunque sì, ti serve, perché poi ti fa vivere il set e la diretta con uno spirito più duro, più deciso, ecco. Sì. Siamo giunti quasi al termine di questa nostra chiacchierata, ringraziandoti di esserci venuto a trovare e augurandoti veramente il meglio, grazie, che i tuoi sogni possano diventare realtà. Naturalmente sono un giornalista e i giornalisti sono anche un po' curiosi, e allora una domanda mi sorge spontanea. C'è un attore, un'attrice, un regista, una regista con la quale o con il quale tu vorresti eventualmente lavorare in futuro e quindi trasformando quello che è un tuo sogno nel cassetto in realtà? Allora sì, sicuramente ce ne sono un po'. Diciamo che la persona, la regista a cui mi sono sempre più interfacciata, che anche quando mi viene chiesto tra amici così se ne parla, quella con cui mi piacerebbe tantissimo collaborare è Alice Rohrwacher, regista italiana, e di cui adoro, a parte il fatto comunque di essere una grande pioniera, perché certo, nel cinema italiano di registe donne ce ne sono tantissime. C'è Lina Wertmüller su tutte, esatto, che è stata veramente ce ne sono tante, quindi anche pioniera lì, addirittura. Infatti, quindi anche i discorsi sul cinema al femminile tra virgolette non esiste, non è vero, è che si conosce poco, perché certo, in realtà ce ne sono tantissime. Però ecco, diciamo che lei forse è una delle più conosciute, anche attualmente, perché comunque tra La Chimera, poi Le Pupille che sono andate agli Oscar, eccetera. Però al di fuori della sua fama, ecco, la sua celebrità attuale, è una regista di cui mi piace molto l'occhio, mi piace molto il modo di pensare, di porre il pensiero su schermo, quindi con lei mi piacerebbe molto. Un attore o un'attrice che vorresti dirigere? Wow. Ma sì, è bello sognare, chissà. Sì, no, in realtà tanti, ce ne sono tantissimi. Probabilmente, in Italia, adesso non per rimanere nella famiglia, però Alba Rohrwacher dall'altra parte mi piace molto, e se no comunque andando in America sono una grande estimatrice di James McAvoy, che trovo molto eclettico. È inutile dire Robert De Niro, Mary Stewart. No, beh, insomma, quelli quello sarebbe bello, è naturale. Sono scontati forse, però no, loro assolutamente. Poi in Italia no, ecco, mi piace mi piace molto Castellitto. È un altro attore di una ecletticità straordinaria. Sì, assolutamente. Riesce a fare da film, serie e soprattutto molto profondi, anche ha una vena, esatto, definiamola comica per modo di dire, però è capace veramente di un range a 360 assolutamente gradi. Poi in realtà un'attrice che io ho sempre amato molto, ho avuto la fortuna e il piacere di poterla dirigere, quindi che è Stefania Rocca, allora. Abbiamo fatto un corto insieme, qui si è prestata in maniera totalmente, insomma, libera, fresca e viva, così senza suppliche, è venuta, si è resa disponibile subito, è stato un bellissimo progetto, anche quello proprio scritto e diretto, breve, perché sono 4 minuti di cortometraggio, è stato proprio un progettino piccolo, però bello, perché hai l'occasione di poter portare su schermo un'idea con un'attrice, certo, affermata, conosciuta, sì, e che è qualitativamente di una professionalità incredibile. Cioè. Bene, grazie, veramente è stato bello, potremmo stare delle ore a raccontare, perché il cinema è una di quelle arti che offre talmente tanto spazio alla discussione, anche alle curiosità. Però noi ti invitiamo prossimamente, naturalmente seguiremo passo passo quello che farai, ci farebbe piacere poi risentirci, rivederci, certo, più avanti, anche per capire se appunto questi bisogni che hai nei cassetti diventino realtà, e questa realtà attuale, questo lavoro che hai intrapreso, questo cammino che stai facendo, possa portarti il più lontano possibile. Grazie. Beatrice, grazie ancora. Grazie a te. Bocca al lupo, buona vita, ci vediamo alla prossima. Grazie, alla prossima. Grazie mille.